dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra cronaca che fa seguire l'avvio della festa di San Michele Arcangelo qui a Mondicchio. È appena arrivata la statua con la processione, con la fiaccolata che scende dopo la Santa Messa in Badia che abbiamo seguito, e ovviamente noi stiamo riprendendo questa bella manifestazione che da 4-5 anni il rettore della stessa Abbazia, padre Giuseppe, ha rimesso in sesto, che è molto bella perché far scendere a piedi con la sola luce delle fiaccole, con tanta gente in preghiera che canta e che accompagna la stessa statua qui verso il molo, dove viene posto sul battello per fare un breve giro, e soprattutto le luminarie, i fuochi d'artificio sparati sul lago danno una attrattiva particolare per questo momento, quindi sicuramente qualcosa di molto bello, spettacolare. Noi lo seguiamo, vedete come il capitano Aldo Giammatteo sta attrezzando il tutto, viene posto il cero
sulla parte alta e poi davanti su un banchetto già predisposto c'è la possibilità di mettere la statua di San Michele. Quindi vedete quanta gente ha raggiunto questa zona, l'imbarcadero, dove appunto dopo la benedizione finale di Padre Giuseppe con gli altri due che hanno concelebrato con lui in abbazia, diventa molto bello e molto particolare poter seguire anche questo momento. E poi tutti al solito con una sorta di fazzoletto bianco, una specie di pagnolata di saluto al San Michele che si allontana, in modo da poterlo ritrovare poi domani al rientro, perché qui dalle ore 16 si viene a riprendere, il battello ritorna e praticamente si sarà poi la prosecuzione. Diciamo che per una notte il San Michele resta qui e poi praticamente da qui con il rientro del battello qui al molo la stessa statua viene ripresa e ancora in processione portata direttamente per la Santa Messa con il vescovo di Melfi Rapolla Venosa, Don Ciro Fanelli, nella vecchia abbazia, quella dei Ruderi di Sant'Ippolito, che si trova più sopra. Sentite in sottofondo alcuni canti di una signora, mi pare, vado a memoria, si chiama la signora Lucia, che praticamente è una signora di Venosa, molto devota come la sua comunità di San Michele, mentre vedete le immagini inquadrano proprio la statua che con coloro che l'hanno portata durante la processione viene posta su questo tavolo posto davanti nella zona anteriore del battello, proprio per ricevere la benedizione del saluto finale di coloro che l'hanno accompagnata, ovviamente anche del rettore Padre Giuseppe, di chi comunque con lui ha seguito questa processione molto bella e molto, molto sentita dalla popolazione, non solo di Rio Nero, di Melfi, che approfitta per questa occasione per accompagnare il santo, ma sappiamo, come abbiamo detto in questi giorni, della grande devozione per San Michele, l'Arcangelo San Michele, di un po' tutta la comunità del Vulture e soprattutto anche della vicina Monte Verde, come vedrete domani quando alle ore 10 con il sindaco in testa, proprio la comunità della vicina Monte Verde verrà proprio in processione per la devozione a San Michele. È un qualcosa di sicuramente molto caratteristico, molto sentito, radicato nella fede. Questa signora che canta, che dice queste frasi, che quasi un saluto. E quindi saluta praticamente San Michele, il saluto della compagnia che ha accompagnato, come detto, con la fiaccolata e con la preghiera, questo momento così bello in cui la statua è scesa dalla Abbazia di San Michele, dove viene conservata tutto l'anno, proprio qui all'imbarcadero per essere posta, come detto, sul battello. Viva Santo Michele, il nostro capitano, ecco la spada in mano e ci difenderà. Con la spada in mano San Michele ci difende, è una bella frase che è vero, dimostra proprio la fede e la devozione non solo di questa donna anziana, ma di tutte coloro che sono qui. San Michele con la sua spada è colui che difende la gente, i cristiani, i suoi devoti contro l'attacco del maligno, infatti lo sconfigge, proprio la statua si vede con la spada che sconfigge il maligno ai suoi piedi, quindi per questo è considerato il protettore non solo di chi è devoto ma un po' tutta la comunità del Vulture, come detto Atella, Rio Nero, Melfi, Rapolla, Barile, Venosa stesse sono molto devoti a San Michele, all'Arcangelo San Michele.
messo in moto il battello, si allontana piano piano dall'imbarcadero. Avete sentito anche l'applauso spontaneo dei presenti, ancora lì con telefonini, macchine fotografiche, a immortalare questo bel momento in cui San Michele a bordo di questo battello si allontana nella bellezza, anche se nel buio, di questa notte che precede la festa degli arcangeli Gabriele, Raffaele e appunto San Michele di domani 29 settembre, ma la festa è già iniziata e ovviamente questo è uno dei momenti più belli e tutti quanti vogliono dire di esserci stati, di aver dato la propria partecipazione, il proprio contributo, una foto, una preghiera, il ricordo di qualcuno, il pensiero magari rivolto verso qualcuno che magari è a casa, qualcuno ammalato, una persona anziana, una persona che è in difficoltà, affidando tutto proprio alla forza di questo arcangelo molto potente che si è sconfitto il maligno. Immaginate cosa può fare per aiutare noi, poveri mortali, noi cristiani, a dare il nostro meglio, proprio grazie alla sua intercessione. Il battello si allontana, rimarrà per qualche momento in mezzo, il tempo proprio è viva San Michele, ancora applausi, molto 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 bello ancora in questo momento. Il battello fa le sue manovre per allontanarsi dall'imbarcadero, padre Giuseppe è lì con gli altri, continuano anche questi momenti particolari di fede, di vera fede di questa signora e poi ovviamente concluderemo il tutto vedendo i bei momenti con i fuochi d'artificio che illuminano a giorno non solo la bazia che è lì su, ma la statua è il centro del lago Piccolo, luogo caratteristico dei laghi di Monticchio e di tutta la natura del Vulturello.